Il settore dentale si avvale oggi di materiali e di procedure supportate da tecnologie digitali. Se guardiamo a questo ambito clinico e odontotecnico attraverso l'ottica della precisione, dobbiamo ben distinguere la precisione dovuta alle macchine, scanner e fresatori in primo luogo, dalla precisione insita nei materiali e nelle loro caratteristiche di produzione. In questo filmato è documentata una verifica sperimentale che ha per obiettivo quello di valutare la precisione intrinseca di tre materiali di comune utilizzo odontoprotesico: una resina fotopolimerizzabile per stampanti laser 3D, una zirconia cubica con resistenza di 750 MPa e un polimetilmetacrilato prepolimerizzato fresabile per lavorazioni CAD-CAM. Un modello metallico imita attraverso dei pilastri cilindrici la collocazione di altrettanti monconi protesici in un'intera arcata dentale. L'obiettivo di questa sperimentazione è quello di realizzare sullo stesso modello metallico dei ponti dentali con un volume intero di modellazione, uno per ciascuno dei materiali testati, e dopo aver inserito l'analogo del moncone all'interno di ciascun elemento dentale, di misurare la distanza tra i vari pilastri in tutte le possibili combinazioni, confrontando poi i dati rilevati sul modello metallico all'origine con quelli dei tre diversi manufatti protesici. Questa sperimentazione si avvale della collaborazione di Michele Brollo e della sua azienda, la Smile, che opera nel settore del CAD-CAM dentale. La scansione del modello metallico è stata eseguita con uno scanner Nextech Width. La progettazione protesica è la medesima per tutti e tre i materiali utilizzati. Il ponte in resina stampata è stato realizzato con una stampante laser Form 2. Il ponte in zirconia monolitica e il ponte in polimetilmetacrilato sono stati fresati con un fresatore HSM400U. Una volta fresato, il ponte in zirconia è stato poi sinterizzato utilizzando un forno Everest Therma. Prima di procedere con la misurazione, gli analoghi dei pilastri sono stati inseriti all'interno degli elementi protesici per valutarne la precisione di adattamento. La struttura in resina realizzata con la stampante 3D si è dimostrata molto imprecisa, con evidenti fessure tra pilastro e resina, così grossolane da invalidare ogni possibilità di una corretta misurazione della distanza tra i diversi pilastri secondo il metodo precedentemente descritto. D'altra parte, tale risultato è comprensibile se si considera il meccanismo di azione di una stampante laser 3D che agisce attraverso la fotopolimerizzazione incrementale di una resina liquida, attivata da un raggio laser. Tale meccanismo comporta una inevitabile contrazione volumetrica del materiale dovuta alla polimerizzazione della resina. La precisione nell'adattamento dei pilastri sul polimetilmetacrilato risulta invece ottima, se non sorprendente. Sulla zirconia l'adattamento appare ben più passivo. Alcuni pilastri risultano sufficientemente precisi, senza alcuna evidenza macroscopica di fessure, ma su altri monconi il gap è evidente. Per questa ragione, sul ponte in zirconia si è reso necessario utilizzare un silicone molto fluido per stabilizzare i pilastri, al fine di poter misurare la distanza tra gli stessi in modo corretto. Ma vediamo ora i risultati della misurazione. I valori riportati sulla grafica di destra indicano la discrepanza tra la misurazione dei segmenti all'origine sul modello metallico e quella effettuata sul manufatto protesico ed espressa in centesimi di millimetro. Sul ponte realizzato in polimetilmetacrilato rileviamo una discrepanza sull'asse AH
di più 40 microns rispetto all'origine e di meno 70 microns sull'asse CG. Tutti gli altri segmenti di misurazione risultano sorprendentemente precisi, con differenze di più o meno 10 o 20 microns al massimo. Sul punto in zirconia, invece, troviamo discrepanze massime sulle diagonali maggiori di 150-170 microns, con una precisione massima che non scende al di sotto dei 40-60 microns. In questa tabella sono riportate tutte le misurazioni condotte sul polimetilmetacrilato e sulla zirconia per tutti i segmenti. Se facciamo la media dei valori delta, indicanti le discrepanze tra le misurazioni condotte sul modello all'origine e poi sul manufatto protesico, possiamo constatare che l'accuratezza media del ponte eseguito in polimetilmetacrilato è di soli 23 microns, mentre quella del ponte in zirconia è di 100 microns. Esiste quindi una differenza sostanziale tra un manufatto semplicemente fresato in polimetilmetacrilato o in metallo e un materiale come la zirconia che, dopo essere stato fresato, subisce una contrazione da sinterizzazione valutata intorno al 20-25% del suo volume. Gli aspetti che concorrono alla precisione clinica dei manufatti realizzati in zirconia sono molteplici. Tuttavia la zirconia dimostra di essere un materiale che, soprattutto nelle strutture complesse, in modo proporzionale al suo volume, subisce deformazioni rilevanti che non garantiscono un'adeguata precisione. Ciò che ancora emerge da questa sperimentazione è che il processo digitale può raggiungere, da un punto di vista meccanico, una precisione elevata, se non sorprendente, quando è sostenuto da una tecnologia avanzata, quando viene applicato in particolari condizioni e quando è associato a materiali che abbiano una prerogativa di elevata stabilità e precisione.